la Regione Campania non interviene con le sue prerogative, con le sue funzioni, non interviene in questa querela tra committenza e impresa esecutrice per impedire che ci possa essere ancora un diluire dei tempi, visto e considerato che noi abbiamo delle emergenze fortissime che riguardano la sicurezza e riguardano anche lo sviluppo. E quindi alla fine non vorremmo effettivamente che la 268, come dicevo all'inizio, si aggiungesse all'elenco delle grandi luci. Io non dico più nulla, se non ringraziare, anche se lo faccio, io non conosco il sindaco di Sant'Anastasia, ma lo faccio in assenza, ma insomma, vorrei ringraziare il sindaco. Quindi vorrei ringraziare molto davvero il sindaco di Sant'Anastasia, che ci ha ospitati per questa iniziativa, abbiamo letto anche sui giornali, presi di posizione di estrema importanza. Noi, questo non è il punto di arrivo di una nostra mobilitazione, un punto è una tappa di quello che noi stiamo facendo per la 268 e vorremmo farlo ancora di più. Abbiamo chiamato a questa iniziativa l'onorevole Antonio Marciano del Consiglio regionale della Campania, che si interessa di queste cose, vorremmo che facesse insieme a noi, ovviamente ognuno per le proprie funzioni, un cammino per rimettere in condizione l'opera di avere una sua ripresa e un suo completamento. A Giovanni Passaro, segretario della Fillea di Napoli, dopo di me, tra qualche minuto, spetterà in qualche modo delineare il quadro molto più dettagliato, molto più esauriente di quando non l'abbia fatto io. E il sindaco ci raggiungerà. Ciro Nappo, segretario generale della Fillea CGIL di Napoli, è con noi stamattina, oggi pomeriggio, per stabilire questo percorso che dobbiamo fare insieme. Giovanni Nunes, segretario della CGIL di Napoli, dell'area metropolitana di Napoli, Salvatore Velardi, responsabile della CGIL di questa zona. Perché queste persone tutte? Perché sulla 268 è necessario l'impegno di tutti, è necessario l'impegno della categoria a tutti i livelli, della Confederazione a tutti i livelli. E infatti abbiamo chiesto ad Alfonso Viola di tirare un po' le somme, le file, diciamo, di questa nostra discussione, per vedere poi come ci incamminiamo già da domani mattina sul lavoro che dobbiamo fare. Io vorrei davvero